In questo video vi mostrerò il mio full day of eating, quindi colazione, pranzo, cena più eventuali spuntini che faccio in questo periodo. Infatti, perché hai visto negli scorsi video, ho iniziato a lavorare full time e, per chi non lo sapesse, ho un lavoro oltre a YouTube che solo nell'ultimo periodo è diventato full time. Sono 40 ore settimanali. Ho sempre lavorato full time, però col Covid le ore si erano ridotte. 25 ore settimanali facevo, 5 giorni da 5 ore. E dato che per andare al lavoro ci metto un'ora più un'ora di ritorno e un'ora di pausa, totale 11 ore fuori di casa al giorno, 5 su 7, mi sono dovuto ingegnare per poter trovare dei modi per mangiare le mie proteine giornaliere in modo veloce. Sarà quindi un full day of eating di una mia giornata tipica in cui lavoro. Inizieremo dalla cena, semplicemente perché sono appena tornato da lavoro e sono troppo curioso di aprire il pacco che mi è appena arrivato e probabilmente devo mettere in frigo alcune delle cose che ci sono dentro. Ed è questo qui. Il video infatti è in collaborazione con HelloFresh, che ringrazio per avermi inviato il pacco, e vi spiego brevemente cos'è HelloFresh. È un servizio settimanale, box ricetta, con tutto l'occorrente per fare il piatto. Ogni settimana potete scegliere tra 12 ricette e io qui ne ho scelte 5, che vi arriva proprio il pacco con già tutto l'occorrente, quindi non dovete fare la spesa. Per chi mi segue su Instagram sa che per 2 settimane non sono riuscito a fare spese perché ero tutto il giorno fuori a lavoro, dalla mattina alla sera, e tornando a casa i supermercati erano già tutti chiusi. Se una settimana non volete ricevere il pacco, potete semplicemente sospenderlo. Per cena quindi mi preparo uno di questi piatti qui. Se volete provare anche voi il servizio HelloFresh, vi lascio il link in descrizione e il codice sconto HelloValentinoYoung per avere fino a 65 euro di sconto sulle vostre box. Una cosa che mi piace è che è tutto cartone e carta riciclabile. Ma adesso apriamo e cuciniamo perché ho fame. Ricettario delle ricette che abbiamo scelto: pollo caramellato e riso al cocco, insalata estiva di bulgur con ricotta, taco stile cipro con formaggio grigliato, bocconcini di maiale con pesche da terini, manzo su purè rustico di porri e patate. Ogni ricetta ha un numeretto qua sopra, oltre che le istruzioni dietro, che corrisponde al sacchettino col cibo che c'è dentro. E in più c'è un sacchetto con dentro, penso, ghiaccio per le cose da frigo. Direi che... Tu cosa vuoi mangiare? Hai sentito che ricette ci sono? Pollo caramellato e riso al cocco, insalata estiva di bulgur con ricotta, tacco stile cibo con formaggio grigliato, bocconcini di maiale con pesche da terini, manzo su purè rustico di porri e patate. Pollo caramellato e riso al cocco? Nora ha parlato e proveremo questo. All'interno abbiamo tutto l'occorrente e contenuto dei sacchetti. E niente, iniziamo a cucinare. Qui comunque avete anche tutte le calorie, quindi comodissimo per la dieta. Io ovviamente ho scelto le ricette più proteiche e meno caloriche. La cena comunque è il pasto in cui dedico più tempo, perché colazione sono sempre in ritardo per lavoro, quindi non riesco a prepararmi nulla di complesso. In pausa pranzo ancora meno, perché ho solo quel lasso di tempo per poter mangiare e riposarmi. Per chi non lo sapesse, comunque a me piace moltissimo cucinare e provare ricette nuove, soprattutto crearne di proteiche. Tanto che stavo per partecipare a un programma TV, uno dei più famosi, se non il più famoso, di cucina, di cui non posso fare il nome, penso, per problemi legali. Ho comunque rifiutato perché in realtà non era quello che volevo. A me piace portare contenuti ed era forse troppo limitante fare cucina e basta. Il riso sta comunque bollendo. Verdure tagliate, pollo marinato, mettiamo in padella. Una cosa che non troverete mai nelle box sono gli ingredienti basilari che si ha in cucina, cioè sale, pepe, olio, queste cose qui. Infatti per condire l'insalatina userò l'olio spray di Prozis. Come vedete qui ho l'esercito di olivari vari Prozis. Codice sconto HelloFresh, comodissimo perché potete regolare quanto olio mettete. Ogni spruzzo 2 calorie. Piatti pronti e vi dirò, rispetto all'immagine, l'impiattamento potrebbe essere meglio. C'è anche Nora che giudicherà con me. Comunque ho dimenticato ovviamente qualcosa, cioè il prezzemolo in cottura, quindi l'ho messo alla fine. Prova. Vai. Secondo me il pollo è fotonico. È saporitissimo, ma è una super... è buonissimo. Io ho messo tutta la confezione di salsa di soia che c'era, forse era troppo. Morbido, morbido. Molto buono, l'unica cosa che non mi piace è lo zenzero che ne ho messo troppo. Approvato anche da Nora. Mangiamo con calma e ci vediamo dopo per lo spuntino pre-nanna. In realtà non faccio ogni giorno spuntino pre-nanna, ma solo in dei giorni in cui magari so di essere basso di proteine, come oggi. E può essere uno shaker proteico di proteine, oppure come in questo caso, gelato proteico. Proverò questo frozen yogurt proteico, gusto stracciatella, e ogni 100 grammi ha 9,2 grammi di proteine, 3 di grassi e 4,3 di zuccheri. Solo 125 calorie, quindi ottimo. Proviamo. Affonda molto bene. Sembra uno yogurt congelato, ma cremoso. Ottimo sapore. Tra la cena e lo spuntino e dopo lo spuntino solitamente edito fino all'1 e poi vado a dormire. Detto questo, ci vediamo domani mattina. Sono 6:30 di mattina, parlo piano perché tutti stanno dormendo, e andiamo in palestra. Oggi lavoro alle 11, quando lavoro dalle 11 fino alle 9 di sera vado in palestra la mattina se riesco, mentre se lavoro dalle 10 fino alle 8 vado solitamente la sera, quindi dopo lavoro. So che dalla thumbnail sembra che faccia un lavoro da ufficio, in realtà per tutti quelli che me l'hanno chiesto in privato e sotto nei commenti ho sempre risposto e ve lo dico anche in video per la prima volta. Nella vita faccio il sales assistant, che sarebbe in poche parole il commesso.
Non penso di poter far nomi per policy aziendali e queste cose qui, meglio evitare che non si sa mai, però sicuramente più avanti ve lo dirò. Cerco di andare circa 3-4 volte in palestra almeno, e prima di palestra integriamo multivitaminico, che prendo quasi ogni giorno, soprattutto durante le challenge. Multivitaminico a volte prendo anche questo, che è quello spray, più buono e più comodo. Probiotici, creatina, questo lo prendo ogni singolo giorno, dai 3 ai 5 grammi. E prima di partire mangio una Whey and Oats. Vi consiglio il gusto meringa al limone, è il più buono secondo me. Detto questo, ci vediamo in palestra. Prima di iniziare l'allenamento, sciottino di pre-workout per svegliarmi un pochino. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. Post workout, aminoacidi essenziali. Oggi ho fatto un leg day e niente, ero distrutto. Il pre-workout ha aiutato, ma non è stato miracoloso stavolta. Sono veramente troppo stanco. Aminoacidi gusto Coca-Cola. Se non sapete cosa scegliere, andate sul gusto Coca-Cola, perché non rischiate. Sa di Coca-Cola sgasata e ci sta. Adesso torniamo a casa e facciamo colazione. Una colazione rapida. Tornato a casa, mi sono fatto una doccia e per colazione mi preparo latte, proteine, gusto brownie. Insieme al latte, fidatevi che sembra Nesquik Premium. Frulleremo il tutto così fa la schiumetta. 250 ml di latte, 25 g di proteine. Verso tutto in una tazza e ci metto la granola proteica dentro. Solitamente mangio dagli 80 ai 100 grammi e ve lo consiglio calorosamente insieme al latte perché è fotonico, buonissimo. Bene, indovinate un po', sono in ritardo per lavoro, quindi mangio in fretta e ci vediamo dopo. In questi giorni fa veramente caldo. Comunque mi stavo dimenticando di dirvi come sto gestendo i macros e le calorie. In questo periodo sono circa 2500 calorie, però non le sto contando realmente. Circa il doppio dei grammi di proteine per peso corporeo, quindi circa 150 grammi. Cerco di tenere bassi i grassi, circa sui 60-70, che in realtà non sono bassi. E tutto il resto carboidrati. Fa caldissimo. Non smetterò mai di dire che fare gambe e fare ponte a Venezia non sono cose compatibili. Comunque una delle cose che faccio è venire sempre al lavoro a piedi e tornare anche a casa a piedi. Così sfrutto questo tempo per fare qualche passo, per raggiungere 10.000 passi giornalieri. Infatti andata e ritorno sono 50 minuti, circa 5.000 passi. Giusto un po' sudato. 6.5 hours later. Pausa pranzo da lavoro, solitamente se sono in ritardo prendo qualcosa in scatola, come può essere questo petto di pollo oppure del tonno in scatola, insieme a un carboidrato che può essere gallette se proprio non ho tempo di preparare nulla. Altre volte magari mi faccio riso e pollo e una verdura da parte. E comunque, per chi mi chiede com'è il petto di pollo in scatola, provatelo e non giudicate il libro dalla copertina, perché vi assicuro che è buono. Lavoro appena terminato, dato che fa buio non si vede niente. Ci vediamo a casa per le considerazioni finali di questo full day of eating un po' sotto sopra. Stasera comunque altra cena Hello Fresh. Questa è bocconcini di maiale con pesca datterini, su farre olive e basilico. E qui abbiamo l'insalatina che ho separato perché c'è anche Nora il piattino là. Per di più abbiamo fatto delle patatine e queste verdure cinesi più salsa BBQ zero. Fatemi sapere se anche voi aveste poco tempo fareste come me. Si dice così. Fatemi sapere se fareste come faccio io se aveste poco tempo. Sembra già più corretto. E niente, grazie mille per la visione, ci vediamo al prossimo video. Questo terreno non è che sia il massimo. Ma più che altro è pericoloso, sia scendere che salire. Sta grandinando. Ci sono un po' di mosche morte e non solo.